Benvenuti in un nuovo volo. Oggi partiremo da Lampedusa e arriveremo a Tozeur Nefta International Airport, che si trova in Tunisia. E eccoci qua, questa vi farò vedere, questa è la nostra rotta. Eccola qua. Faremo una standard instrument departure e poi dritti verso la nostra destinazione, che è vicino, passeremo vicino a Gerba e poi proseguiremo verso l'interno. Oggi sperimenteremo questa funzione molto interessante di Flight Simulator 2002, che è l'auto flight con le nostre velocità, e avremo il nostro primo fix 1, che sarebbe il primo punto di rotta. Ora ve lo faccio vedere, aspettate un secondo. Center map, ok, eccoci qua, e il nostro primo punto, questo qui, dove dobbiamo stare a 1500 piedi. Allora, eccoci qua. Allora, eccoci qua, alzo un pochino il volume. Abbiamo fatto già il pushback e siamo allineati con la pista, con la via di rullaggio. Ora dobbiamo andare su a girare a destra e poi dobbiamo decollare per pista 08. Quindi direi che possiamo. Allora, mettiamo 1005 il primo, mettiamo altitudine, mantenimento velocità verticale, mettiamo 1005, quota iniziale 1005, abbiamo le landing light accese, le strobe ce le abbiamo accese, di già, tanto vabbè, siamo sulla via di rullaggio, però siamo pronti per... Allora, ci stiamo muovendo. Eccoci, ok. Ok. Ora abbiamo fatto una partenza diretta, quindi abbiamo ragioniamo se noi dobbiamo partire per pista 08. Pista 08 e a destra, perché noi dobbiamo poi fare un backtrack. Qui ci dovremmo fermare, chiedere autorizzazione alla torre. Possiamo proseguire, diamo motore, tanto non c'è traffico, seguiamo la linea gialla, togliamo un po' motore, ok, freno. Ok, diamo tutto, ok, 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 siamo verso la parte, facciamo un backtrack, quindi ora abbiamo prova 260 per poi mettere prova 080 circa. Questa è la nostra taxi speed, la nostra taxi speed sono 28 nodi. Ora dobbiamo decelerare, metto il motore al minimo, ok, ci metto sulla parte destra della pista, siamo allineati. Ora qui dovremmo ricevere la valorizzazione dalla torre, ok, la
Allora, segniamo 080, anzi 082. Ok. Ok. Nav mode, avremo prua 078 alla partenza, vediamo se qua ci mi dice che devo mantenere 70, però mi sa che prua 078 dalla procedura 078. Siamo pronti, salvo solo questo, l'email di accendo di papa, no, è l'accendo di papa? L'indicativo Charlie Delta, ho sbagliato io, Lima India Charlie Delta take off, ci siamo, possiamo mettere, andiamo piano piano la manetta, maximum continuous thrust, ok, un pochino. Ok, il vento ci sta scarrocciando un po'. Ok, manteniamo l'asse pista. Aspettiamo che l'aereo acceleri. Flap. Ok, ce l'abbiamo. Trim fatto. Siamo decollati, ok, come posso inserire io? Damper, altitude, autopilot, allora, ok, gear up, gas mode, mode, flap up, mettiamo zoom, siamo ancora nella zona del CTR di là dell'isola. Partiti bene, devo dire. Landing light, dobbiamo però lasciarle. Devo dire, siamo partiti proprio bene. Stiamo proseguendo. Dobbiamo mantenere. Ok, metto auto flight. Questo è come ci vede la torre e questo siamo noi in volo. Siamo sul mare. Eccoci qua. Thank you.
Eccola, stiamo salendo. Stiamo dando motore. Perché dobbiamo rispettare i 5.000 punti su questo punto. E poi dobbiamo fare tutta la procedura che finirà qua praticamente sul punto FIC 3. Vediamo i dati di volo. Manetta. Ok, eccole qua. Stiamo perfetti in rotta. Ok, stiamo virando. La morbida sta accelerando, vedete non abbiamo virato sul punto perché era molto stretta la virata. Perfetto, funziona perfettamente per ora. Così potremmo fare anche voli più complessi, questi sono un test. Vedete, la virata l'ha fatta perfetta. Questa è la traccia dell'aeromobile, vedrete. Perché non gli ho detto di overfly, quindi non lo volevo sorvolare, volevo fare solo la virata stretta, l'ha fatta perfetta. E ora accelereremo verso il prossimo punto. Il prossimo punto è questo. Manual settings. Ok. Ok, 10.000, ok. Quindi dovrà iniziare la salita fra un po'. Siamo ancora lenti. Eccoci qua. Ah no, eccolo, è giusto le distanze, mi ero reso conto di una discrepanza, invece no, sono giuste, 55 miglia. Perché quella è la distanza cumulativa. Ok. Option settings. Sì. Comunque.
continuo, ok. Ancora non ci fa salire. Ah, beginning of climb, ok, mi fa salire qua. Vedete, c'è il reminder, perché calcola che ce la facciamo a salire così poco in... Ok. Mettiamo velocità per 2, per ora così ci spicciamo. Ormai siamo fuori dalla zona del CTR, vedete? Siamo completamente fuori. Lascio velocità per 2. Ora inizia la salita. Sta iniziando dolcemente la salita. Il motore sta aumentando. Questa la modifico. Qui voglio stare a 15.000. Vai. Stiamo accelerando, stiamo a GS di 300 ora. Non ho settings, mettiamo 270. Acceleriamo un po'. Siamo già a 330 nodi, diciamo un po' di vento in coda.
Abbiamo un po' di turbolenza, ora ci siamo scordati del landing light, ok. Eccoci qua in rotta. Voglio stare a 290 a 24.000, lo sto modificando ora. E su Sifax manual settings voglio stare a 30.000. Ok, accelleriamo un po' la situation. Acceleriamo di nuovo, andiamo motore. Accelerando, stiamo a intanto ci facciamo un controllo di mi ero scordato. Ok, chiediamo un free following. Mi ero scordato di fare di stare dietro a. Mi ero scordato di stare dietro al controllo del traffico aereo. Qua abbiamo il primo punto, Brisa. Siamo un po' fuori rotta, ma è normale, 0,4 non è tanto, come una buona precisione. E ora voglio essere su Abati a 25.000 saremo. Questo su Kiras saremo manual settings 34.000. Anzi no, 36 250 anzi 270. Ah no, su Kiras no, su Kiras saremo 30.000 a 250 su Kiras. Ok. Ah no, siamo già in discesa su Kiras, mi dà 21.000, allora io gli dico gli metto che voglio stare a 21.000 preciso. Vai. Ok. Vediamo.
Allora, anche qui noi inizieremo la salita. Ok, sto controllando che abbiamo tutti i punti selezionati come opzioni qua alla destra. Sì. Allora, fra un pochino inizieremo, poi se sarà sorvoleremo il board. Ok, siamo sulla costa. Sta decelerando perché comunque stiamo salendo con un bel ratio a questa quota. Ora livellerà. Stiamo accelerando. Mach 068. Ok. Allora, vediamo. Ok. Beginning of the sense. E allora già iniziamo la discesa. Stiamo raggiungendo la velocità di 450 nodi e ci abbiamo detto in coda. Già iniziato la discesa. Rimanete, stanno arretrando. Ci abbiamo lavorato l'altro beginning of descent e poi dobbiamo thank you.
siamo molto veloci ora, però conto di decelerare, quindi non ho programmato male l'autopilota, l'FMC, praticamente Flight Management Computer. Ok. Cosa abbiamo? Kiras 21. Allora mettiamo il Kiras 21 manual settings, mettiamoli 240. Ok, sono 10 miglia. Siamo a 200 km all'ora di velocità al suolo. Siamo a 23.000. Mettiamo su Kiras 250 perché siamo a 21.000. No, perché no, se poi andiamo su Namat no, metteniamoci questo di velocità. No, mi segno 250, la modifico, manual settings 250. La manetta sta di nuovo ok, in posizione retard. E qui mi setto non su Kiras ma su Namat. Namat mi segno 200, già segnato, ok. Eccoci, stiamo arrivando. Ora mi segnerò poi la 9 la destinazione di TTZ. Allora, mi segno solo un secondo la un istante, vista mappa. Vai. Ok, c'è anche un VOR 117, buona a sapersi. E poi c'è l'aeroporto 117 110 591. Ok, ah, è solo per la pista
Ok, 110,5, va bene. Allora, nav 1, nav 2. Centodiciassette. Non lo ricordo. Scusate la mia franchezza, non me lo ricordo. Allora, 110,5 sarà giusto. E dobbiamo segnare. Ah, è già segnato 271. Magicamente. Va bene. E noi la farò in back course quella. Ok, abbiamo 10.000, siamo in discesa. Qua segno velocità 160. Ok, plan, save as. Save, ok. Eccoci su Namat. Siamo sulla Uniform Papa 624. No. Sì, Uniform Papa, sì. No, sulla Papa 624, ho sbagliato io. Perché è quella a basso livello, perché stiamo sotto i 20.000 piedi. Eccoci qua. E ora la discesa è abbastanza ripida. Abbiamo sia le linee di alta che quelle di bassa, più tutte le indicazioni sugli spazieri e sulla navigazione. Ok, ci siamo. Ora non ci mancano portici. Poi turbolenza, mettiamo landing light. Siamo quasi in idle. Sì, siamo quasi in idle con le manette. Siamo in nube, ora siamo proprio in nube. Eccoci, il DME ok, se ci segna la distanza dall'aeroporto sono 65 miglia. Chiudi. Ok, allora scrivo, scusate, DTDZ approach. Delta Tango Tango Zulu approach, ok. Ksar, questo aeroporto qua. Per ora c'è solo quello come comunicazione, non c'è altro. Vedete? Siamo troppo lontani ancora. Torniamo alla nostra rotta. Stiamo. Ok. Siamo a 60 miglia, quindi abbiamo tutte le indicazioni, abbiamo la nostra velocità, 300 nodi, indicata anche lì, solo che questa è quella GPS ed è più precisa, questa è quella ricavata dal sistema, che è un po' meno precisa.
Ora vi diremo tra poco. Ecco, Nama stiamo virando. Allora, accendiamo un po', qua l'unità 200, li metto due. Perché? Ah, perché l'ha già settata, vabbè. Aspettate un secondo, la bypasso, lo bypasso e voglio vedere come reagisce. Allora, questo lo tolgo, metto nav mode, questo lo metto 220, e mi continuo ad avvicinare. Poi abbiamo la begin on descend e poi a questo punto faccio una cosa, vicino a questo punto lo riattivo e lo faccio riscendere in autonomia di velocità. Voglio vedere se mi porta fino all'aeroporto. Lo faccio arrivare al punto e sul punto lo setto e poi metto 8 gradi di flap, così mi rallentano un po'. Siamo a 45 miglia in linea d'aria, stiamo per arrivare. Su ton 25, poi probabilmente si chiama ton 25 perché sono 25 miglia. E poi ci becchiamo, qua dice che c'è un LS, però da un sentiero, in realtà quello ufficiale è solo dalla parte opposta, quindi questo ce lo becchiamo in decorso. Vabbè, chi se ne importa. Vediamo l'aeroporto com'è. Ah, ecco, noi atterreremo e ci facciamo il backtrack in fondo e poi andiamo a parcheggiare qua. Vabbè, dai, abbiamo tutta la pista, è bella lunga. Sono, mi pare, 2600 metri. Vediamo se siamo in rotta. Sì, c'è un margine minimo. Aspettali. Ok, riattiviamolo. Indietro. Siamo ancora troppo lontani. Vedete, siamo a 40 miglia ancora. Allora lo siamo. Beginning on the sand. Ok. Now. Ok. Set.
metto una tacca. Siamo messi bene, stiamo decelerando. Ora ci abbiamo rimanente proprio idle, mi sa. Infatti ora al minimo proprio. Stiamo frenando perché comunque sia i flap ci fanno resistenza di poco. Eccoci qua, vedete che sono estesi, vedete qua sono estesi. I motori sono al minimo e per ora si comporta da Dio. Ho sempre messo un po' di turbolenza, quindi comunque sia ce l'abbiamo un po' di... 8.000 piedi in discesa, mettiamo ok, a 8.000 siamo a tonne, allora vediamo, a tonne dobbiamo stare a 1.80. Lui mi calcola, me lo calcola lui. Lui calcola 190 per stare a 5.000, va bene, non ha calcolato lui, giusto. Sto scendendo, felice. Siamo a 7.000. E ancora non posso tirare fuori carrello, perché siamo troppo lontani ancora. Ci siamo. Stiamo contattando. Danno la pista 5. Come pista 5? Pista, allora sta virando, allora sta virando e sono messo bene, sono a 5.000 piedi. Ora lui prevede di benino descend, ok, fra un po', però dovrebbe farmi decelerare ora. Infatti sono a 180. Infatti ora questa è la acceleration, perché stiamo in volo livellato. Ora posso mettere gear down, flap 20. Thank you.
sono sicuro per l'atterraggio. Stiamo a 140, ok. Casomai faccio una cosa, entro qui, vai e metto velocità minima 120, così almeno ok. Nefta su tone 6, manual settings, mi metto 130. Ok. Ci siamo fra poco. Lui mi aveva calcolato 136, va bene. Ton 6 mi dà 3000, va bene. Io dico su Ton 6 voglio crossing at 3000, ok. Allora voglio riservarlo, DTTZ, landing, ok. Sono ancora 10 miglia, ok. Begin on the bomb, santa, mi fa iniziare la discesa proprio qua, ok. Begin on the sand, fa un pochino, stiamo alti. Ora io però dovrei avere, ce l'ho già settati tutti e due, nav1 e nav2. Ganzo, nav2 la tolgo, metto per 1, 2, 2, 1. Ah, me l'ha settato lui, ok. Me l'ha settato tutti e due sulla frequenza delle ALS. Ok. Vabbè, allora la lascio anche una più. Ok, ci siamo. Siamo a poco miglia. Siamo su Temri e poi arriveremo. Allora, non c'è il sentiero perché non è un atterraggio di precisione, quindi al massimo posso selezionare back course, no, ma non mi dà niente per ora. Ecco, sto entrando praticamente nel CTR. Anzi, in ATZ, perché stiamo a poco miglia. Quanto dista l'aeroporto? Vediamo, me ne rendo conto da questo. No, sono 10 miglia. Sì, siamo nel CTR più che altro. L'ATZ sono 5 miglia. Eccolo, abbiamo iniziato la discesa e proverò a fare un autoland, vediamo dove mi porta. La messa in idle, in manette.
Allora, lo aiuterò alle manette in idle, stiamo a 1300 in discesa. Ok, dopo quando metteremo 140 nodi ci metterò flap full flap. Su ton lo metto sul flap, sul punto lì. Stiamo a... Ok, siamo proprio vicini. Siamo a un miglio. Ok, sono a 6 miglia, metto full flap. Perché 120? Ah, perché mi dà la discesa, ok, allora facciamo una cosa. Metto che questa è la mia touchdown, ok, save. Ok, e 130, ok, siamo partiti. Ma mi sa che questo autoflight, cavolo, se sono altino, vediamo se ce la facciamo. Disconnesso. Fatto un bel atterraggio. Devo sganciare l'autopilota. Io bumper off. Ok. Proviamo a rifare la procedura, togliamo sto ba, ok. Ah, c'è parecchio vento. Allora, facciamo una cosa. Flap up. Faccio qui il backtrack. No, facciamo un secondo backtrack. Flap up. Se ne prendi di vento oggi. Ok. Mi fa vedere però la zona. Ah sì, c'è.
No, lo stai più dentro. Il backtrack, ok. Questo è talmente piccolo che ce la fa benissimo. No, aspettate, sto prendendo il controllo perché ho cambiato visuale. Ok, tra 57 nodi. Ok, ho fatto delle domandanze per spicciarmi. Stiamo per arrivare. Eccolo. Devo virare ora. Ok, sto facendo troppe cose. E ora mi vado a parcheggiare. Ok, questi li metto bit off, landing light off, strobe off. Continuiamo. Un parcheggio vicino a quell'altro. Piccolino dalla porta, non è così grande. Eccoci arrivati a destinazione. Allora, log off. Però per spengere i motori mi pare fosse ok, fermi la troppo. DMA Navigation Marker, ok. E poi c'è la bionica. La bionica.
Disable emergency battery, sì, ok. No, quello lo spengo. Non mi ricordo dove sia. Allora, questo è rimasto frizzato. Qui ci fa vedere il rullaggio che abbiamo fatto. Ok, posso metterlo di nuovo standard. L'avionica penso si spenga con il battery. Ok, eccolo qua, left right generator off, battery off, l'abbiamo spento. Eccoci qua, arrivati a destinazione con il nostro bel jet, e abbiamo visto che ci lascia un po' alto il sistema di autoflight, quindi va controllato, va disconnesso, e poi bisogna comunque settarsi fino ad arrivare alla per l'avvicinamento finale, e vabbè, così almeno lo sappiamo per i futuri voli. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.